Sono Alberto Prina e cerco da oltre 50 anni di coniugare tecnologia, passione per il contemporaneo e per la realtà e quello strumento meraviglioso che è la fotografia. La mia vita è un continuo dialogo, in testa tante idee di filosofia, mi laureo in fisica, sviluppo tecnologie informatiche per una decina d'anni, ma poi la fotografia bussa alla mia porta in un modo troppo forte per dire di no. E quindi diventa il mio lavoro. Da 12 anni svolgo l'attività di fotografo, docente di fotografia, all'interno anche partendo da una cultura per me molto importante, che è quella condivisa, no profit, che si realizza nel creare 30 anni fa il gruppo fotografico Progetto Immagini. Da 12 anni, insieme ad Aldo Mendicchi e Laura Covelli, gestiamo il Festival della Fotografia Etica, un progetto di una particolare fotografia che cerca di essere aderente alla realtà e di documentare il nostro mondo contemporaneo. Cultura, memoria e contemporaneità, tre pilastri fondamentali, hanno moltissime interazioni e nella fotografia questa correlazione fra questi tre elementi diventa veramente molto importante, perché la fotografia è sicuramente un momento di fissare nel tempo, è memoria, è traccia, è testimonianza di qualcosa che è accaduto. Contemporaneamente, la possibilità della fotografia di instaurare con la contemporaneità, quindi con la facilità di raccontare il contemporaneo e di sfruttare gli strumenti di comunicazione contemporanei sono per la fotografia digitale la sua stessa essenza. Queste due miscele possono diventare cultura insieme e aggiungo cultura del cambiamento, una fotografia che non fa riflettere, una fotografia che non trova un proprio obiettivo nel cambiamento, seppur piccolo e limitato alla semplice attenzione che noi dedichiamo a quell'immagine, è una fotografia sicuramente che perde un'occasione importante. Una fotografia che deve diventare cambiamento, deve diventare amplificatore della voce di chi non ha possibilità e quindi attraverso lo sguardo del fotografo può raggiungere un pubblico molto più vasto e generare consapevolezza. Ecco, io ritengo che questi elementi siano molto importanti. Uniti ad un altro aspetto, in cui riprendo Baricco con la sua teoria dei barbari, per chi fosse interessato può andare a vedere, è un elemento molto interessante, secondo me è una caratteristica sicuramente del nostro contemporaneo, e la fotografia ancora una volta diventa non soltanto strumento di conoscenza e di approfondimento, ma diventa tavolo di dialogo, momento di correlazione e di dialogo fra generazioni differenti. Perché la fotografia, abbiamo visto, è storia, ma la fotografia è contemporaneità, la fotografia è testimonianza e la fotografia può essere cambiamento. L'evoluzione e il futuro delle arti visuali. Beh, è una domanda sicuramente interessantissima e ogni giorno si cerca di dargli una risposta perché la mia attività, l'attività del festival, del gruppo fotografico Progetto Immagine, è quello di interrogarsi su quale sarà domani l'utilizzo delle arti visuali in modo di rappresentarsi. Sicuramente questo è un cambiamento, è un periodo di grandissimi cambiamenti. Pensiamo anche semplicemente alla pandemia, come ha sdoganato il modo di incontrarsi online attraverso le varie piattaforme di videoconferenze. Questo è un cambiamento importantissimo che arricchirà sicuramente lo sguardo, la possibilità e la cultura della fotografia. I social stanno diventando sempre più un po' un riferimento e quindi sicuramente questi sono un momento di approfondimento, di incontro e di uno strumento di conoscenza, di diffusione del lavoro dei fotografi. Però sono assolutamente convinto che la fotografia documentaristica e il fotogiornalismo richieda lentezza, richieda approfondimento, richieda uno sguardo che non sia veloce, ma che sia riflessivo, che faccia un silenzio nella propria rappresentazione, quel silenzio che permette di approfondire. E quindi credo che il ruolo delle mostre stampate, dei festival e forse anche un nuovo andare verso il fruitore finale, che sono le exhibition, le open exhibition, le mostre all'aperto, le mostre che scendono nelle strade, costituisca veramente un'importante direzione da tenere assolutamente d'occhio e da cercare di capire per quali forze può mettere in gioco. Perché questo tipo di mostre, quando noi entriamo in uno spazio espositivo, noi siamo dedicati con la nostra attenzione, il nostro tempo, il nostro corpo addirittura, lo portiamo a entrare in contatto
con i soggetti fotografati dal fotografo e con la sua esperienza, con il suo stile, con il suo approccio. Ecco, io ritengo che veramente si creano una situazione di estrema differenza, una fotografia molto veloce sui social che sicuramente può incuriosire, ma poi la necessità di approfondimento, di dettaglio, di silenzio e di concentrazione. Sicuramente poi la fotografia nel mondo delle arti visive ha un ruolo importantissimo. E sicuramente una riflessione che dobbiamo fare come fotografi è qual è l'identità di un fotografo, qual è l'identità della fotografia rispetto al grande mare della comunicazione visiva. Io credo, sono assolutamente convinto, che l'aderenza alla realtà, il confrontarsi con il reale, con l'altro, l'incontro con l'altro, che è sempre l'elemento fondamentale del fotogiornalismo e della fotografia documentaristica, sia un elemento caratterizzante. All'interno di questo processo chiaramente ci sono stili che possono anche introdurre post-produzione, che possono introdurre approcci differenti, ma l'adesione alla realtà, anche attraverso il testo scritto, attraverso la descrizione, completa e rende la fotografia fotografia, con una sua precisa identità e con un proprio luogo all'interno del grande mondo delle arti visive. Io da 12 anni organizzo insieme al gruppo fotografico Progetto Immagine e Aldo Mendichi e Laura Covelli il Festival della Fotografia Etica. Il Festival della Fotografia Etica è un approccio, è un filtro per selezionare e per far convergere quelle mostre, quei temi, quei fotografi che noi consideriamo importanti per la contemporaneità. A chi facciamo riferimento? Per noi, i visitatori, il nostro pubblico, cosa sono nella scelta di queste mostre? Direi tutto perché veramente il festival, nelle sue espressioni, anche nei suoi altri progetti, nelle mostre che porta in giro per l'Italia, vuole essere veramente un ponte di dialogo con il nostro pubblico. Da una parte noi andiamo alla ricerca di tutto il mondo, delle storie più interessanti, degli approfondimenti che riteniamo più maturi e più completi e li vogliamo portare al pubblico, ma il pubblico è tutto. Per noi il nostro linguaggio, il linguaggio che noi utilizziamo nella fotografia, nel portare i progetti fotografici, nella componente informativa, testuale e anche multimediale che aggiungiamo alle mostre, il riferimento del pubblico è semplicemente tutto. Per noi il festival ha un senso non quanto una semplice rappresentazione di un momento, ma quanto o di un evento, ma quanto creare una community, creare una cultura, essere un cambiamento, essere amplificatori della voce dei fotografi. Questo sicuramente è un elemento importantissimo. Il dialogo che noi poi cerchiamo di portare nei momenti espositivi, online cerchiamo di mantenerlo tutto l'anno. Un importantissimo momento è il World Report Award, il concorso internazionale di fotografia, dove noi appunto vogliamo fare un report, un racconto, una relazione. Chiediamo ai fotografi di tutto il mondo, ai migliori fotografi documentaristi, di raccontarci attraverso il loro sguardo che cosa succede nel mondo, che cosa è successo. Uno sguardo che può essere legato al contemporaneo, agli eventi di news, ma uno sguardo che può essere anche intimo, profondo e più lungo nel tempo, per portarci quelle storie che sono storie che vale la pena raccontare, sono storie che possono influenzare, valutare, far cambiare le persone, farle riflettere. Noi diciamo che il Festival della Fotografia cerca le fotografie e le immagini che parlano alle coscienze. Come dicevamo prima, parlare alle coscienze richiede tempo, richiede approfondimento, richiede un certo approccio. Per noi le coscienze del nostro pubblico, potremmo dire ancora una volta, sono tutto. Cos'è stata la fotografia? Riferimenti e visioni. Allora è chiaro che la mia visione personale della fotografia è un insieme di tanti, un apporto di tanti elementi, di tanti sguardi, di tanti approfondimenti, che partono sicuramente all'inizio dai grandi classici del fotogiornalismo, della fotografia documentaristica, ma anche una fotografia completamente differente, come può essere quella di Ansel Adams, appunto per arricchire una visione complessiva per arricchire e per comprendere quanto la fotografia può essere utilizzata in modi differenti. Col tempo, credo che un momento molto importante e significativo del mio approfondimento della fotografia sia anche coinciso con il grande cambiamento dell'introduzione della fotografia digitale. Questo
Questa, insieme ai social, costituisce sicuramente una nuova ispirazione, un nuovo modo di apprendere la fotografia, quindi per i fotografi di scattare e di raccontare. E in questa galassia, in questa enorme varietà di straordinari fotografi, fotogiornalisti, un grandissimo apporto della fotografia italiana, ma anche fotografi stranieri, si arricchisce di visioni, di modi di rappresentare, di utilizzi della luce, di approcci al soggetto, di componenti e di qualità visiva e di anche stile di rappresentazione visiva molto molto differenti, appunto influenzati dai social, influenzati dai grandi classici. In questo magma si forma la mia rappresentazione visiva, che è un costante ricerca di approcci, di metodi e di curiosità verso il mondo.